L'acqua ha una natura, una struttura sorprendente. Perché, per come è fatta, si adatta a qualunque forma. E questo è il suo aspetto quasi miracoloso, incredibile. È proprio come l'acqua e l'amore. L'amore è capace di adattarsi a qualunque forma. Questa breve premessa serve ad introdurre il film La forma dell'acqua, l'ultimo film di Guglielmo del Toro. E questa mia piccola spiegazione serve, a mio giudizio e secondo la mia ipotesi, a far capire il perché di questo titolo, la ragione per cui un film è stato intitolato La forma dell'acqua. Dicevo, l'amore, proprio come l'acqua, è capace di adattarsi ad ogni forma, ad ogni situazione, da essere una piccola, meravigliosa goccia che contiene tutto, ha un immenso, infinito oceano. E il film narra la storia di una piccola, sperduta goccia, che però contiene in sé tutte le qualità dell'acqua, e che incontra un'altra goccia di acqua, diciamo così, diversa, selvaggia, ma nonostante questo, simile a lei, soprattutto perché noi vedremo con quanta ricerca, con quanta dedizione, con quanta umiltà, la prima goccia cerca di confondersi con la seconda goccia. Questo è il concetto. Chiaramente sto parlando di persone e la metafora delle gocce serve a far capire come e attraverso quale peregrinazioni questa piccola goccia d'acqua, questa persona umile e qualunque, quest'ultima rotella del carro, messa di fronte a un ignoto, a qualcosa di straordinario, ma anche di terrificante, non ha paura. La sua solitudine di piccola goccia d'acqua è tale che deve essere riempita. Ha bisogno di ritrovare un'altra sorella, un altro fratello, per potersi confrontare, per potersi disperdere e aumentare, perché l'amore ha bisogno sempre di aumentare, di lievitare, di diventare sempre più grande, fino a raggiungere la soglia dell'incanto. Il film racconta proprio questa storia e la racconta in un mondo retrò, in un mondo che negli anni 50 l'America, che era terrorizzata dalla guerra atomica e dai russi, in questo clima un po' fosco, un po' buio, in cui i valori sono nettissimi, bianco, nero, non c'è grigio, non c'è nulla, in cui i neri sono discriminati, in cui i poveri sono poveri e devono rimanere poveri. In questo mondo così strutturato, la nostra piccola goccia ha il coraggio di compiere una straordinaria rivoluzione d'amore, senza ribellarsi, senza clamore, soltanto credendo nella possibilità che negli altri alberghi lo stesso sentimento che alberga nel suo cuore. E la sua solitudine, che l'ha ridotta a una piccola fiammella, a una piccola goccia d'acqua, improvvisamente si squarcia. È in una scena meravigliosa in cui tutta una stanza inondata d'acqua, lei può finalmente immergersi, per chi veda il film capirà cosa voglio dire, immergersi nell'amore. E in questa straordinaria comunione, in questo ritrovarsi, è il messaggio più bello del film. Noi tutti siamo delle gocce che cercano di raggiungere l'oceano dell'amore, e il nostro piccolo cuore avanza attraverso vicissitudini e vicende per potersi perdere in questo immenso calore, in questo immenso afflato. Ecco, in questo labirinto in cui Guglielmo del Toro ripropone un suo personaggio che era Habeas Sapiens di Hellboy, e in cui c'è una magnifica Sally Hawkins che ha il ruolo di questa piccola goccia, di questo piccolo protagonista. Io vi invito a vedere questo film e vi invito soprattutto a riflettere quanta forza e quale forma può avere l'amore dentro di noi per poter esplodere e farci felici. Grazie.